Bene, grazie ancora. Sì, è un onore, non è un onere, ma visto che la collega che coordina insieme a me il progetto non è potuta essere presente, mi ha dato questa incombenza, però lo faccio con piacere. Il progetto anche in questo caso nasce da un'esigenza pratica, un'esigenza sia pratica che normativa. Infatti vuole rispondere alla normativa che a livello europeo è stata emanata con il decreto 128 che riguarda appunto l'applicazione di tutte le sostanze, le molecole legate alla difesa nell'ambito appunto della difesa in viticoltura. E quindi si è cercato di dare risposta anche a una serie di problematiche, anche in questo caso ovviamente legate al cambiamento climatico, e sono state messe in atto una serie di prove, il cui obiettivo principale era appunto, anche in questo caso, trasferire delle innovazioni sostenibili sia per gli aspetti agronomici che per gli aspetti fitosanitari, in maniera tale da rispondere ai criteri, ai dettami della 128 e dare anche una soluzione pratica agli agricoltori che ovviamente per quanto riguarda la difesa sono molto attenti e soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dei costi. Gli obiettivi specifici di questo progetto, di questo gruppo operativo, riguarda la riduzione dell'impatto di prodotti fitosanitari sia sulla salute umana, l'ambiente e la biodiversità, quindi attraverso l'implementazione di tecniche innovative nella difesa, integrata soprattutto, e nei metodi di difesa alternative. Una valutazione e anche un'applicazione, dato che abbiamo già un buon numero di dati a supporto, la valutazione e l'applicazione di una metodologia innovativa che consente di stabilire la correlazione tra lo stato nutrizionale del suolo e della pianta con il livello quali-quantitativo delle uve, al fine di razionalizzare anche in questo caso l'uso dei fertilizzanti in vigneto. E infine evidenziare le differenze di durata del ciclo vegetativo e la loro interferenza con le necessità irrigue per migliorare la gestione dell'uso della risorsa idrica in viticoltura. In pratica, relativamente all'azione 1, definizione di strategie innovative per il contenimento delle principali malattie della vite, ci si è concentrati su una difesa, in particolare difesa anticrittogamica della vite con prodotti alternativi, antagonisti e induttori di resistenza, prodotti che sono utilizzati. Che sono già in commercio una buona parte, per il contenimento della botrite della vite attraverso ad esempio dei bacillus, ma anche degli estratti di alcune piante particolari, contenimento della peronospora della vite, la plasmopara viticola, e contenimento dell'oïdio causato dai risipi dei neccatori. In questo caso vengono utilizzate per ogni prova, per ogni malattia, sono state messe in campo, delle prove che prevedono un confronto tra diverse, sostanze, 6-7 per ciascuna delle, patologie considerate, sono ancora in corso, per cui i risultati li vedremo probabilmente nei prossimi anni. La seconda prova è un'indagine sulla persistenza e resistenza al dilavamento dei principi antiperonosporici impiegati nel contenimento della peronospora, e in questo caso è un'attività che viene svolta in collaborazione con l'Università di Bologna, sia in ambiente controllato che in pieno campo. Si valuta di fatto la persistenza di alcune molecole già in uso per il contenimento della peronospora al dilavamento, quindi a seguito magari di piogge repentine o piogge subito dopo i trattamenti. La terza prova è un contenimento del marciume acido delle uve in vendemmia, anche in questo caso utilizzando dei prodotti alternativi non chimici.
L'azione 2, adeguamento del dosaggio di formulati fitosanitari ai parametri biometrici in viticoltura, in questo caso anche qui l'esigenza dei viticoltori è sempre quella di cercare di ridurre i costi ma anche di avere il vigneto protetto, quindi in questo caso si utilizzano già studi e acquisizioni scientifiche già consolidate nel individuare il volume di adacquamento da utilizzare sulla base anche dei dosaggi, dei principi attivi nelle diverse fasi fenologiche della vite, quindi diciamo che è una applicazione parametrica, se vogliamo, della quantità di acqua sulla base dello sviluppo della pianta, quindi non volumi uguali in tutta la stagione. L'azione 3 sono più di natura agronomica, monitoraggio della fertilità chimica del vigneto in diverse aree viticole della regione finalizzata alla conoscenza dello stato nutrizionale dei vigneti, in questo caso sulla maggior parte dei vitigni rappresentativi della regione Emilia-Romagna che vedete qui elencati, si cerca di valutare lo stato nutrizionale dei vigneti sia attraverso l'analisi del suolo sia attraverso le analisi fogliari per trovare un indice di correlazione tra questi due fondamentali aspetti in maniera tale da poter dare all'agricoltore, al viticoltore uno strumento operativo molto veloce e facile da capire per individuare lo stato nutrizionale del proprio vigneto. La seconda prova è di fatto una messa a punto del sistema IRINET. IRINET è un sistema che un servizio che il CER, il Consorzio Emiliano Romagnolo, dà gratuitamente agli iscritti, agli agricoltori, per definire il momento più opportuno per l'irrigazione. In questo caso le prove che sono già in atto mirano a individuare proprio per gli effetti del cambiamento climatico, a individuare tutti quegli algoritmi che in passato erano state la base che erano serviti per costruire il sistema IRINET, quindi aggiornarli alla situazione attuale. Anche in questo caso, come negli altri progetti, è previsto un impegnativo piano di divulgazione e trasferimento dei risultati, proprio perché riteniamo che queste pratiche debbano essere in qualche modo considerate, se non rutinarie, comunque di conoscenza più diffusa da parte degli agricoltori. Quindi articoli tecnici, la cosa sulla quale ci stiamo concentrando di più sono gli audiovisivi, i seminari e gli incontri tecnici per cercare di trasferire al meglio tutti i risultati che si stanno ottenendo. Anche in questo caso il gruppo operativo Viticoltura Sostenibile è di fatto costituito dai grossi gruppi cooperativi come nei precedenti, in più c'è la cooperativa Cereali Paderna, CerePB è sempre coordinatore di questo gruppo operativo e anche qui abbiamo l'Università di Bologna, il Centro di Ricerca per la Viticoltura, il CREA, con il dottor Tommasi e il suo staff che ci segue per alcuni aspetti, il Canale Emiliano Romagnolo, l'azienda Astra, che è l'azienda sperimentale del CRPV, e anche qui una considerevole rappresentanza di aziende più piccole, se vogliamo, ma con le quali riusciamo a trasferire anche in maniera più veloce alcune pratiche. Il costo anche in questo caso è 377.000 euro circa al costo complessivo, il contributo ammesso 340.000 euro, la durata è 3 anni, qui c'è un errore, in realtà il progetto è partito a luglio del 2016 e terminerà a giugno 2019. Bene. Grazie per l'attenzione.